La scelta di affrontare un tema come quello degli e-sport o i games può essere considerata come una scelta molto coraggiosa per il Panathon Club di Pavia fatta in questo periodo culturale? Sicuramente è una scelta coraggiosa perché se ne parla molto e, come si è visto anche oggi, ci sono molte parti in ombra che non si conoscono ancora. Si sa sicuramente che a monte ci devono essere grandi interessi economici, ma va salvaguardata la filosofia e la purezza dello sport. Quindi è stato un atto di grande coraggio, soprattutto di impegno nel mondo dello sport, quello del Panathon di Pavia, apprezzabilissimo, per cercare di mettere sul tavolo tutte le carte possibili per capire veramente com'è questa operazione dei Games e dare la possibilità agli attori importanti, coloro che devono essere poi quelli che si siedono al tavolo decisionale, di poter serenamente prendere una indicazione e dare il giusto valore a quello che deve essere questa operatività. In che modo il Panathlon gestisce il rischio che c'è nel proporre questi temi tra uno scontro generazionale, cioè una generazione di atleti che promuovono i valori tradizionali dello sport contro appunto il rischio di una generazione di giovani che vuole dare un'identità sportiva a queste pratiche virtuali? Ma guarda, io non sono convinto che sia uno scontro generazionale, perché sicuramente abbiamo dei giovani che approcciano al mondo dello sport, quello tradizionale, come abbiamo quelli che adesso si sono rivolti a quello virtuale degli e-games. Così come è uscito anche nei lavori di oggi, abbiamo una fascia di sportivi virtuali che va dai 25 ai 35 anni. Non diventa più una questione generazionale, diventa proprio una questione di scelta, di metodologia e di mentalità che ognuno di noi ha. Non va demonizzato tutto, non va giustificato tutto. Ecco perché era importante fare incontri come questi, proprio per arrivare al nocciolo della questione. Però io non sono convinto che sia uno scontro generazionale. Molti dei nostri ragazzi usano i giochi virtuali, ma sono nei campi da calcio, nelle palestre, sui campi sportivi di qualunque genere. È un giusto dosaggio. Abbiamo visto anche dal punto di vista dell'aspetto medico che a volte queste simulazioni aumentano e migliorano la prestazione tradizionale, quindi non la vedo proprio come una questione di metodo e non di generazione. Molti nostri giovani non sono spaventati né dagli game né dallo sport tradizionale, così come quello che abbiamo vissuto alcuni anni fa. Noi non avevamo la possibilità di approcciare agli games. Loro hanno la fortuna di poterlo scegliere e sono sicuro che i nostri ragazzi sportivamente sceglieranno quello che fa più al caso loro, ma sono convinto che ancora lo sport tradizionale, dove si suda, dove ci si mette proprio sul campo, dove si va a combattere uno contro l'altro, ci si parla, si sentono le emozioni, prevarrà sempre sicuramente sulle games. Una curiosità per chi non è potuto essere qui quest'oggi: si è trovato al termine di questo incontro, dove abbiamo affrontato un approccio scientifico, un approccio sociale, un approccio letterario rispetto allo stesso tema, ma si è trovato quindi un punto d'incontro tra le due identità sportive? Sì, il punto d'incontro che si è trovato è quello che il filo conduttore è lo sviscerare a fondo che cosa si intende per sport virtuali e che cosa si intende per portarli a competizioni di un certo tipo, e quindi una regolamentazione, federazioni che li accolgono, la lealtà all'interno dello sport e la non mercificazione di quello che deve essere la realtà sportiva. Questo è il filo conduttore, i punti d'incontro di entrambe le visioni su questi sport, e su questi punti d'incontro, andando a controllare, andando a fondo su questi argomenti, si riuscirà sicuramente a venire a capo della questione.